Allora, oggi ragazzi parliamo di De Palma Film Collection, la nuova classic di Midnight Factory, che ora vado ad unboxare per voi. Poi parliamo dei film e dei contenuti speciali. Oh, grande Mirko che hai rinnovato l'abbonamento, 5 mesi, grazie mille. Mi è arrivata ieri insieme a The Society e Irreversibile. Insomma, hai solo dei film meravigliosi, Dani. Devo dire che hai un ottimo gusto. Vi faccio l'unboxing e poi parliamo di tutto quello che c'è dentro. Ecco, è stato impegnativissimo guardare tutto, perché sono, non sto scherzando, in realtà, quattro film: documentario su De Palma, Vestito per uccidere, Blowout e Murder alla Mod, che sono quattro film fondamentalmente. Murder alla Mod è il primo, scusate, c'è ancora il suono sotto, il primo lungometraggio di De Palma. Oltre a questo ci sono, ragazzi, non sto scherzando, 6 ore. E il bello è che non ho neanche letto la scritta. Ci ho pensato dopo, ho persino chiesto a Midnight. Pensate quanto sono rincoglionito. E ho chiesto a Midnight: ma quanti extra ci sono? Perché erano tantissime. In realtà c'è scritto, ragazzi, è qua: 6 ore di contenuti speciali. Andiamo ad aprirla. Ovviamente è a libretto. Scusate, ve lo metto dritto. È a libretto. Si apre e guardate, non ho neanche rotto la fascetta delle cartoline perché aspettavo di fare l'unboxing con voi. I tre film dentro al documentario De Palma c'è anche Murder alla Mod. Vi giro il libretto. Meraviglioso, dentro c'è il vero libretto, quello insomma, curato da Notturno, un po' di spiega, leggetevela, che vi dà un'infarinatura. Molto belle le foto dentro, le foto dei film, ve ne faccio vedere un paio. Poi ci sono le cartoline che non ho aperto, in realtà potevo anche sfilarla questa, credo. Però sinceramente non mi interessa sfilarla, quindi andrò a spaccarla qua con voi. Ciao Thomas, abbiamo appena iniziato ad unboxare l'edizione. Le due cartoline dei due film principali, ovviamente non c'è la cartolina per il documentario e l'altro film. Che altro dire? Credo di avervi fatto vedere tutto. Vi faccio vedere il disco qua dietro, che non si vede. Il Blowout. E poi andiamo a parlare dei singoli film e vi spiego un po' che cosa c'è. Prima parliamo dei film e poi vi dico che cosa c'è negli extra. Devo dire che è stato molto impegnativo vedere 6 ore di contenuti extra e 4 film. Però sono comunque 4 film stupendi. Al di là del documentario, che è comunque un documentario, quindi a livello emotivo non mi ha dato tantissimo, però è comunque molto interessante, poi vedremo perché. Devo dire che è stato bello rivedere Vestito per uccidere, Blowout e scoprire questo vecchio film, il primo film di De Palma, che è Murder alla Mod, tra l'altro non molto pubblicizzato dalla copertina. Ovviamente mi permetto anche una piccola critica, però sono anche cose che io non posso sapere. Mi spiace che non ci sia nella copertina, in qualche maniera, in piccolo, il titolo di questo film che trovate qua dietro. Forse perché è considerato minore, cioè ovviamente è minore rispetto agli altri due film che sono famosi, però un po' mi spiace perché io l'avrei messo. Ciao Carlito, grazie mille per i 100 bit. Io l'avrei messo. Mi permetto appunto di fare delle critiche perché penso che sia giusto così, però ovviamente io non posso sapere i ragionamenti che ci sono dietro e magari facendoli insieme a chi ha fatto l'edizione probabilmente avrei detto anch'io sì, in effetti avete ragione. Devo dire un po' mi spiace, io avrei messo anche il titolo
Quindi la cosa importante da sapere di questa edizione è che ci sono 4 film e non 3. 4 film, ragazzi. 4 film. È stato impegnativo, ma è stato bellissimo rivederli. Io partirei parlando di... vabbè, Brian De Palma sapete chi è, no? Giusto per dire un nome famosissimo. Scarface, per esempio, no? Carrie, per restare nell'ambito dell'horror. Tra l'altro, l'edizione classic di Carrie di Midnight Factory, dal punto di vista dell'illustrazione, è una delle mie preferite. Chi mi segue da tanto sa che io amo quell'edizione lì, moltissimo anche l'illustrazione della Casa Nera. Però dal punto di vista dei contenuti, questa film collection qua di De Palma rischia di entrare nella top 3 delle migliori classic della Midnight, dal mio punto di vista chiaramente. C'è tantissima emotività e gusto personale dietro a questo tipo di scelte, perché stiamo parlando di grandi autori, di grandi film che toccano delle corde particolari di ognuno di noi, quindi è normale che uno faccia delle scelte del genere. Omicidio a luci rosse, di cui ne abbiamo parlato qualche tempo fa, la meravigliosa colonna sonora, abbiamo visto il trailer. Certo, Omicidio a luci rosse è un altro grandissimo capolavoro. Andiamo a vedere il trailer di Dress to Kill, così capiamo di che cosa si tratta. Vestito per uccidere, ve lo introduco, è un film del 1980, colonna sonora di Pino Donaggio. Ci sono un sacco di appassionati di colonne sonore che ne sanno sicuramente più di me. Ci sono degli attori incredibili, cioè Michael Caine, Angie Dickinson, Kate Gordon, che poi vedremo chi è, e Nancy Allen, che era già in questo film, era già la moglie di Brian De Palma, conosciuta sul set di Carrie, e poi hanno fatto diverse cose insieme. Bellissimo Omicidio a luci rosse, un po' troppo sottovalutato. Ma sì, diciamo che poi lo vedremo. De Palma è stato sottovalutato sempre, cioè tranne adesso, tranne negli ultimi 10-20 anni. È stato sempre sottovalutato quando è uscito, eccetera, che è un po' il destino, guarda caso, anche di Hitchcock, regista da cui lui ha imparato tantissimo, no? Poi dopo vedremo tutti gli aspetti che riguardano la formazione di De Palma. Guardiamoci il trailer di Dress to Kill, che tra l'altro i trailer sono molto particolari perché hanno un ritmo un po' lento, un po' blando. Would you want to sleep with me? Yes. Then why don't you? Because I love my wife, and it isn't worth jeopardizing my marriage. Ragazzi, un trailer così oggigiorno sarebbe impossibile. I shouldn't have been so rude. Thank you for picking up. Bello hot. Mamma, è meraviglioso, ragazzi. Cioè, già mi verrebbe da dirvi delle cose. Anzi, ve la dico una cosa, perché poi dopo me la dimentico. Guardate che bella la soggettiva. Quando, a parte il fatto meraviglioso che lui, capito, loro non si conoscono, lui la prende, la salta praticamente, lei sviene tra le sue braccia. Guardate che bella la soggettiva di lei che curva perché si sta sdraiando sul sedile. I shouldn't have been so rude. Thank you for picking up. Questa qua è meravigliosa, è tutto così, è tutto un maestria pura. È anche un po' spoiler questo trailer. Brian De Palma, the master of the macabre, who shocked audiences everywhere with Sisters, Carrie, Obsession. Che poi dice il maestro, mi sembra aver capito che dice il maestro del macabro, invece non è assolutamente vero.
È molto violento, ma non è il maestro del macabro, è il maestro del linguaggio cinematografico. Perché lo è? Ovviamente perché, poi lo vedremo meglio, è uno dei pochi che ha deciso di seguire alla lettera gli insegnamenti e le scoperte di Hitchcock. Però non è il maestro del macabro, è semplicemente ha uno stile molto violento. And Però the vabbè, Fury è marketing now questo. invites you to a showing of the latest fashion in murder. Dressed to kill. Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen. Dressed to kill. Murder made to order by Brian De Palma. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Allora, non sono horror questi due film di cui parlo, questi tre film di cui parlo, anche se Vestito per uccidere è un thriller, un po' anche un pochino slasher in un certo senso, che tra l'altro si rifà tantissimo, anche se viene citato poco, viene nominato poco, si rifà tantissimo a Dario Argento, a tantissime cose di Dario Argento. Poi se lo vedrete o l'avete visto, sapete di cosa sto parlando. Ovviamente, De Palma, questo è un discorso generale che riguarda un po' tutti i film, ma soprattutto questi due. Ovviamente, De Palma è hitchcockiano puro. Lui sostiene questa cosa qua, cioè Hitchcock ha inventato quasi tutto, quindi ignorare i suoi insegnamenti è un sacrilegio. Quindi lui dice: io non copio Hitchcock, io uso il suo alfabeto, uso quello che lui ha insegnato e poi ci mette del suo. Ed effettivamente è così, nel senso che De Palma è più macabro, ha dei temi ricorrenti, ha anche cose sue più personali. Si parla spesso si è parlato spesso in passato, ma io penso che sia più un po' un atteggiamento ostile della critica, non si sa per quale ragione, dell'epoca. Si è parlato spesso di plagio proprio, di De Palma copia Hitchcock, la versione brutta di Hitchcock, cose del genere. In realtà non è proprio così. Anche perché secondo me, per esempio, la scena dell'ascensore, non so se adesso ho qua una scena, non ho la scena dell'ascensore, però c'è questa scena dell'ascensore dove viene aggredita una donna. Cerco di non spoilerare troppo. Viene aggredita con un taglieri, scusate, con un rasoio una donna, lo vedete anche nel trailer. Io non riesco a capire come si possa ricondurre sempre tutto ad un altro film e non rendersi conto che l'omicidio di una donna tramite un oggetto, una lama, un coltello, è semplicemente l'omicidio di una donna e non è che se un regista lo mette in scena sta citando per forza la scena della doccia di Hitchcock, perché gli omicidi esistevano già, con il coltello, con i rasoi, con altre armi esistevano già. Quindi è una nostra forma di pigrizia. Ridurre tutto a un'etichetta, ridurre tutto a un uccide una donna come in Psycho viene uccisa una donna nella doccia. Io non ci vedo grandi analogie, se non per il fatto che c'è un uomo che uccide una donna. Però appunto che si ispiri, che uno possa ispirarsi e trovare dei punti di connessione tra quello che ha visto e quindi partendo da quello che ha visto è un po' banalizzato come paragone. Esatto, esattamente quello che volevo dire. Cioè, non è che se io domani faccio un film su un pugile deve essere per forza Rocky o Toro Scatenato. Cioè, non so come dire, il pugilato esiste da prima, quindi io semplicemente sto parlando di un argomento e non necessariamente i film precedenti hanno ispirato o sono film da cui io copio l'idea. Ecco, questo è un po' il tema.
Ciao Silvano, bentornato, bentornato. Oh, un applauso per Silvano. Un applauso per tutti, ragazzi. Bravi che siete qua a sostenere questo canale in questo momento importante, perché questo fare comunque a vedere tutta questa edizione è stato veramente bello ma faticoso, perché volevo, perché poi alla fine volevo arrivare entro venerdì vedendo tutto e ho dovuto davvero guardare ore e ore di interviste stanchissimo alle 3 di notte con gli occhi che mi si chiudevano, alzarmi la mattina, mangiare, fare pausa pranzo mentre guardavo i contenuti, insomma non è stato semplice. È molto interessante questo film perché è dentro invece a una marea di cose che Hitchcock non ha, temi che Hitchcock non porta, come lo stesso Blowout, che si dice ispirato a Blow Up di Antonioni, in realtà ha dentro un sacco di cose che Blow Up non ha. Grazie mille per lo spam di icone, tra l'altro oggi è giornata Midnight Factory, perché parliamo del cofanetto di The Palma Film Collection, quindi se volete spammare a manetta l'emote della Midnight potete farlo. Bravo Tom, bravo Tom. Quindi io direi che tra di noi, che siamo persone normali e non rancorose, possiamo tranquillamente dire che De Palma ha sì, e per sua stessa missione, imparato tantissimo da Hitchcock, ma non è assolutamente uno che mette in atto dei plagi, delle scopiazzature, che vive di rendita sul lavoro degli altri. Io ci vedo invece un percorso di crescita, che poi Hitchcock sia indubbiamente superiore a De Palma, a qualsiasi altro regista sulla faccia della terra, almeno per quanto riguarda i film di suspense, i gialli, i thriller, tutto il resto, allora tutto questo tipo di generi, siamo d'accordo tutti. Bravi, mi piace questa ondata di emote della Midnight Factory. C'è un aspetto interessante e caratteristico del cinema di De Palma, che viene, poi chiaramente moltissime cose le troverete nei contenuti extra, soprattutto le sentirete per bocca proprio di De Palma, perché all'interno del documentario praticamente è come se, documentario De Palma, è come se lui si raccontasse per filo e per segno, ed essendo lui un grande amante del cinema è evidente quanto gli piaccia parlare di come lavora, come ragiona, come vede il cinema. È molto divertente, tra l'altro racconta degli aneddoti e ha una risata veramente assurda che mi faceva scompisciare, perché ride a questo modo di fare, ride per le tragedie, soprattutto quelle altrui. È molto divertito dalle tragedie e dalle cose che lo mettevano un po' a disagio, in imbarazzo, come quando, che ne so, un suo amico veniva licenziato come sceneggiatore, gli toccava chiamarlo e dirgli che il film si faceva, ma magari doveva appunto senza di lui, quindi lui ride di situazioni che magari all'epoca erano anche abbastanza disagianti. Molto divertente. Si evince da tutto questo che De Palma, e forse questa è una caratteristica più di De Palma che di Hitchcock, ancora più di De Palma, è che è un regista ossessionato dal movimento. Se guardate i suoi film, quasi tutte le inquadrature hanno dei movimenti di macchina ben precisi, studiatissimi, molto molto incentrati sul racconto, quindi sono funzionali, non è che muove la macchina a caso. Insomma, quindi secondo me lui, usando comunque la grammatica di Hitchcock, è riuscito a mettere un suo stile all'interno dei suoi film. C'è una cosa interessante, soprattutto riguardo Dress to Kill, che riguarda le accuse da parte di gruppi di femministe, le accuse di misoginia da parte nei confronti di Brian De Palma, perché nei film di Brian De Palma vengono uccise tante donne, vengono picchiate, insomma non fanno una bella fine le donne nei film di De Palma.
E questa è una cosa. È una cosa un po' strana perché. In realtà, secondo la. Allora, io penso che il cinema sia un luogo artistico molto catartico, dove una persona mette in atto. Mette in atto non solo nei suoi, infatti Liose è centrato il punto, cioè uno mette in atto delle violenze, situazioni non reali, o cioè nel senso non che non esistano nella realtà, ma quelle che lui ricrea sono inventate e sono molto catartiche secondo me, cioè è un luogo dove uno sperimenta anche un eventuale conflitto che ha con le donne, ma non vuol dire che se nei suoi film vengono uccise le donne, allora lui è un assassino e vorrebbe fare quello. È abbastanza assurda come cosa, perché sarebbe un po' come dire che uno che fa un film sul Terzo Reich è un nazista o l'opposto, a seconda di quali sono i toni. Quindi trovo veramente la critica e anche il movimento femminista o alcuni movimenti femministi degli anni 60... Scusate, 80, mi sono confuso con l'altro film del 60, li trovo molto ingenui, molto acerbi, molto anche condizionati dal loro perbenismo dell'epoca, cioè era un femminismo molto, molto rudimentale, no? Cioè tu fai un film dove muore una donna e allora sei contro le donne. In realtà la spiegazione molto semplice di Brian De Palma riguardo all'uccisione delle donne nei suoi film, agli inseguimenti delle donne, eccetera, è legata al fatto che la donna storicamente, a livello proprio di... è uno stereotipo, è l'elemento indifeso che chiaramente quando viene aggredito, quando viene inseguito, mette o metteva maggiormente a disagio il pubblico in quanto più debole, in quanto più considerata più debole. Quindi lui diceva è una regola del genere mettere una donna in pericolo in un film. È molto più empatico, crea molte più emozioni nel pubblico. A me non me ne è mai fottuto niente di tutto il resto. Semplicemente io volevo essere efficace. Mettere una donna inseguita da un killer con un rasoio è qualcosa che fa saltare tutti sulla poltrona al cinema. E io sempre quello ho fatto e sempre a quello ho pensato. Ci sono delle analogie tra il cinema di Hitchcock o delle citazioni, che secondo me sono più citazioni, anche perché io non lo trovo stucchevole. Per esempio, e qui è un po' spoiler per chi non ha visto Il vestito per uccidere e Psycho, la protagonista... Attenzione che spoiler, la protagonista muore dopo circa 20-30 minuti di film. Questa è una cosa molto innovativa che Psycho aveva portato e De Palma chiaramente in questo cita palesemente Hitchcock o comunque costruisce una storia su un'idea simile. Quindi non è che Hitchcock non è presente, non è citato, non è ricalcato in alcune cose, assolutamente. Anche se poi vedendo il film semplicemente vi accorgerete che De Palma non guardava solo Hitchcock, cioè c'erano tantissimi altri registi che lui stimava e di cui gli piacevano i film, e uno di questi sicuramente era Dario Argento, perché un po' perché tutti intorno a De Palma hanno fatto questo riferimento, però lo hanno fatto con grande pudore, come per dire non vogliamo sottintendere che copiasse da Dario Argento, ma semplicemente che si sia fatto ispirare anche da altri registi, e questo penso che sia normalissimo e giusto. Ci sono delle curiosità in questo film, però voglio farvi vedere, visto che abbiamo parlato di movimento, e veramente ragazzi c'è da godere come dei pazzi per vedendo i movimenti di macchina,
di De Palma nei suoi film, però c'è un tema ricorrente che sono gli inseguimenti, e c'è un altro tema ricorrente che sono la narrazione muta, la narrazione per immagini, che è qualcosa che avvicina tantissimo i registi a quei registi ancora più bravi, che sono poi quelli come Hitchcock, che vengono dal cinema muto alla fine, cioè, perché poi alla fine è quello il punto, che meno mezzi hai e più devi ragionare con il linguaggio cinematografico per raccontare. Allora, secondo me, in questo è geniale De Palma, perché invece che guardare al futuro, lui guarda al passato, e crea nei suoi film scene mute tra virgolette, nel senso che la musica c'è, però sono veramente senza dialoghi. Una di queste è la meravigliosa, e mo ve la faccio vedere. Allora, qui la protagonista è una scena dell'inizio, ne faccio vedere solo un pezzettino saltando qua e là perché non voglio degli strike da Twitch, però la protagonista ha qualcosa di molto interessante e poi ne parliamo. Ragazzi, oggi veramente c'è talmente tanta roba da dire. Lei è un po' a caccia di un'avventura perché ha una vita infelice sia emotivamente che sessualmente con suo marito. Incontra quest'uomo molto figo in un museo e inizia un inseguimento tra lei e lui, poi prima lei, poi lui. Lei lo insegue perché è curiosa, vuol sapere chi è, affascinata, vorrebbe un contatto. E c'è questo inseguimento bellissimo, cioè vedrete i movimenti di macchina, i tempi con cui l'uomo si sposta. Cioè è una roba, ti tiene, ti crea suspense, è pazzesco. C'è una scena dove non ci sono pericoli, che ti racconta la suspense. Vedete cosa succede? È meraviglioso. Ecco, all'interno dei film di De Palma c'è spesso una scena come questa. Tra l'altro, l'attore che vedete qua, che fa quest'uomo affascinante, è un modello. È stato scelto apposta perché sa camminare bene, ha un'ottima padronanza del suo corpo. Comunque, ve lo stoppo perché non voglio essere, appunto, strikeato perché ho fatto vedere troppa parte di film. Allora, oltre a questo aspetto bellissimo, e soprattutto senza dialoghi, l'ho detto all'inizio, appunto, che lui crea delle scene senza dialoghi, come se fosse cinema muto, però è un cinema muto moderno, di movimento, dove il movimento racconta, il movimento crea suspense. E per quello che dicevo, che i movimenti di macchina che lui fa non sono semplicemente per dare movimento, dare dinamismo, no, sono proprio un linguaggio che lui usa per raccontare cose. È molto interessante anche un aspetto politico che c'è in questo film, forse involontario, forse De Palma non voleva in realtà esserlo, ma lo era. E per assurdo, questa donna, lui viene appunto additato, viene etichettato come misogino, ma in realtà è uno dei primi film a mostrare una donna sessualmente insoddisfatta alla ricerca di una soddisfazione sessuale, anche veramente alla disperata, perché ci proverà con il suo terapista, ci proverà con quest'uomo che incontra in un museo. Quindi in realtà, in un contesto in cui la donna fino agli anni 60 è stata vista come una persona che non deve avere pulsioni sessuali, ma deve solo a fare figlie, cioè, diciamo che non era una cosa molto per bene per una donna avere questo tipo di esigenza, e addirittura dire ok,
il mio matrimonio non è soddisfacente da questo punto di vista, vado fuori. E voi empatizzate con questa donna perché la capite. Non è che pensate a vasta stronza, no, pensate, beh, poverina, però è infelicissima, cioè sta soffrendo, sta impazzendo. Quindi in realtà De Palma, per assurdo, è molto più femminista e progressista di quelle che lo accusano di essere misogino, perché non si sono neanche accorte queste persone che questo film ha il coraggio di raccontare una realtà che oggi è normalissima. Anche oggi ancora c'è questo grande tabù per cui ci immaginiamo, vogliamo immaginare, o comunque la società ci vuol far immaginare le donne solo come, cioè non come gli uomini, che di solito vengono giustificati, vabbè sì, vabbè, aveva voglia, che cosa devi fare? Non credo che ancora, che oggi ancora sia accettato il fatto che una donna abbia delle pulsioni sessuali, che abbia bisogno anche di soddisfarsele anche in modo autonomo, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è un film incredibilmente avanti da quel punto di vista. C'è un'altra cosa curiosa, poi magari passiamo all'altro film perché non voglio spoilerarvi troppo, eh. C'è un'altra cosa curiosa, poi vi dico in generale, proprio in modo veramente molto personale, cosa ne penso del film. C'è un'altra mo cosa molto curiosa che riguarda un po' la critica e la stupidità un po' dell'epoca, e anche, infatti, secondo me, bisogna anche un po' stare attenti a giudicare un po' le persone solo per l'etichetta che hanno, no? Cioè non è che la critica abbia sempre fatto bene nel passato. E una delle cose molto criticate lui era stracriticato, non si capisce perché, perché un regista così è veramente preziosissimo per chiunque. Una cosa molto molto strana è che all'inizio del film c'è una scena dove la protagonista, questa signora qua che vediamo nel museo, sta facendo la doccia, c'è il marito fuori, lei ha questo desiderio sessuale, è dentro la doccia ed è attratta da questo marito, e poi c'è la scena del corpo ripreso che non è lei, è stata usata una controfigura. Voi vedete che lei comunque è già a un'età in cui comunque non ha più un corpo giovanile, una pelle giovanile, ha già delle piccole rughe, eccetera. È comunque una bellissima donna, però evidentemente nuda avrebbe mostrato maggiormente. Lei comunque dice: no, io non la posso fare questa scena, ma non perché fosse, rifiutasse la sua età, semplicemente si vergognava, diceva: no, Brian, io non la voglio fare. E viene usata una controfigura. E ovviamente per scherzo lei dice: sì, ma non prenderla troppo figa, insomma, perché sennò si capirà che non sono io, troppo giovane, troppo bella. In realtà è stata presa una top model, una specie di playmate super gnocca, giovanissima, bellissima, un corpo spettacolare, e il pubblico ha percepito questa cosa come un errore, cioè ha detto: ma cazzo, si vede benissimo che non è lei, che non è la donna, che la donna che è ripresa nel corpo è più giovane di quella. E questo ovviamente fa capire quanto il pubblico abbia bisogno di critici cinematografici o recensori che capiscano il cinema, che glielo spieghino, ieri come oggi. Quella scena lì che vedete, che è proprio l'inizio del film, è un sogno, e questo si capisce benissimo perché lei a un certo punto si sveglia tutta agitata. È molto chiaro anche dal fatto che ha una fotografia particolare ed è sfocato. Insomma, siamo proprio alle cose elementari. Ecco, è evidente che il corpo giovanile è il corpo che lei desidererebbe avere, è il corpo che lei nel suo sogno pensa di avere, vorrebbe avere per essere più attraente per suo marito. Quindi è stato criticato fondamentalmente per una totale incapacità cognitiva di capire la scena. Quindi questa è una cosa che vedrete nel film, mi raccomando, non cascateci. Cercate sempre di chiedervi:
Ma è coglione il regista o son coglione io? Ecco, la risposta un po' la sapete già. È molto più probabile, ma vale anche per me. Assolutamente vale anche per me. Cioè, son più coglione io di Brian De Palma, ma 100.000 volte. Quindi, se vedete un film e pensate, ma no, ma che cazzo? Pensate anche, ma è Brian De Palma? Io chi cazzo sono per giudicare? Aspetta un attimo, non è che forse c'è una ragione? E in effetti, secondo me, il fatto di questa scelta qua è una scelta estremamente bella, estremamente affascinante. Nel film è molto affascinante perché è un'interpretazione dei sogni, un'interpretazione di come si sogna. È veramente una bellissima rappresentazione cinematografica del sogno. Tra l'altro, una scena molto erotica. Qualcuno prima in chat ironizzava sul fatto che, insomma, è cresciuto sessualmente con quella scena, perché effettivamente è una scena estremamente erotica e arrapante, diciamolo. È veramente una scena figa, bella, fatta bene. Tra l'altro si vede anche la... insomma, si vede la... Mi imbarazzo. Si vede la patata della controfigura, chiaramente, non dell'attrice. Ma non perché si veda la patata, mi stupisce come negli anni 80 si poteva vedere un film così. Sì, certo, ci sono stati tutti i problemi di censura, ma però alla fine alcuni paesi l'hanno visto. Oggi, ragazzi, una cosa del genere è impossibile. È impossibile. Però vabbè, non voglio soffermarmi su questo argomento, sulla censura, sul pudore che c'è oggi nel cinema. C'era pudore anche all'epoca, ma su certe cose mi sembra che veramente si stia tornando un po' indietro. Voglio citare, però, prima ho parlato del fatto che Brian De Palma è un grande allievo, secondo me, questo è il termine giusto di Hitchcock. Non è l'unico che comunque ha messo bene a frutto gli insegnamenti di Hitchcock, non è sicuramente bravo come De Palma, però voglio citare Richard Franklin, che era uno studente appassionatissimo di Hitchcock, addirittura invitò Hitchcock nella sua università a parlare quando ancora studiava, appunto, è diventato poi regista e ha diretto Psycho 2. E quando abbiamo fatto la maratona di Psycho, e ne abbiamo parlato qua sul canale, mi ricordo che avevamo detto, però cazzo, Psycho 2 è venuto proprio bene. Perché? Perché Richard Franklin è riuscito in qualche maniera a riprendere gli insegnamenti di Hitchcock e anche metterci qualcosina di suo. Quindi alla fine ha fatto un prodotto che sì, uno potrebbe anche dire sì, hai scimmiottato Hitchcock. In realtà io non credo in questo. Io credo che semplicemente se tu hai un maestro di quella portata, puoi solo inchinarti e cercare di apprendere il più possibile. È come avere un maestro di qualsiasi disciplina, è ovvio che tu lo segui. Quindi non è tanto lo stile che è stato copiato a Hitchcock, ma è proprio l'alfabeto, proprio il linguaggio. Hitchcock non è stato depredato del suo stile, è stato, diciamo, sono stati presi tutti i suoi insegnamenti. Perché lui ha inventato gran parte del linguaggio cinematografico di oggi. E questo è il punto. Comunque ci tenevo a citare questo Psycho 2 che alla fine fa la sua porca figura, ragazzi. È un film molto carino. Hitchcock molto meno cruento, De Palma è cruento, ma secondo me, almeno anche secondo De Palma, è perché non si poteva fare ai tempi di Hitchcock, quindi probabilmente Hitchcock sarebbe stato anche più cruento, ma credo che abbia avuto molti più problemi con la censura Hitchcock che De Palma. Lui semplicemente dice: siamo negli anni 80, io ho potuto farlo, Hitchcock no, quindi l'ho fatto. Volevo darvi un'infarinatura, poi chiaramente se guarderete il film, gli extra dell'edizione della Midnight, è veramente illuminante, c'è di tutto, ci sono un sacco di retroscena e cose che scoprirete su come lavora De Palma. Dal mio punto di vista, Vestito per uccidere è un film meraviglioso, ma veramente meraviglioso. Ovviamente da vedere in lingua originale, sia questo che Blowout, che
Ritengo anche un filino horror, nel senso proprio di horror come si possono intendere appunto i film di Dario Argento, perché comunque ragazzi, quando poi questo qua taglia la gola alla gente con rasoio, il film diventa gore, diventa veramente forte, quindi è vero che noi siamo abituati a altri effetti, a un altro tipo di spavento o comunque di scene più realistiche, però per l'epoca erano fatte molto bene e soprattutto De Palma era capace di spaventare non tanto per il taglio, ma come ci arrivava, come arrivava alla scena del taglio, alla scena del sangue, alla scena della morte. Ci arrivava tramite un lavoro di montaggio pazzesco. Forse una delle caratteristiche principali del cinema di Brian De Palma è il montaggio, cioè la cura estremamente precisa, le idee molto chiare su come montare delle scene, che tra l'altro hanno dei montaggi anche molto serrati, c'è tanto contenuto. Nella scena, per esempio, dell'ascensore dove viene uccisa la protagonista, ci sono molti cambi di inquadrature, primissimi piani sugli occhi, primissimi piani sulla mano con la lama, campi medi dove si vedono le figure intere, insomma ce ne sono di alternanza di scene, movimenti di macchina, angolazioni incredibili. Quindi diciamo che tutto questo popò di roba girata e ripresa con le cineprese poi diventava magia al montaggio. E se guardate il film stando attenti al montaggio, stando attenti ai tempi, ragazzi, il montaggio di ogni scena è perfetto al millisecondo. Ogni tipo di scena. Cioè, vi faccio un esempio stupido. C'è una scena, questo è in Blowout, però mi sembra che sia. In Blowout c'è una scena in cui la protagonista viene tirata. Non so se è in Blowout, adesso li confondo perché tra l'altro la protagonista, come si chiama? Nancy Allen, fa la prostituta sia in Blowout che in Vestito per uccidere. Una scena dove un cliente le apre la porta, la prende per il braccio e c'è un taglio di quando la tira dentro. Quindi, e questo tipo di scene, spesso nel cinema, anche nel cinema di alto livello o nel cinema anche in TV e nelle serie TV spesso sono sbagliati i momenti di taglio tra queste due scene, perché non c'è cura, non c'è attenzione nei tempi, o forse proprio non c'è la capacità di vedere qual è il montaggio giusto di una scena del genere. Voi immaginate che questo film sia questo, che Blowout sono praticamente sono film sul montaggio video e audio, sono. Si basano su quello praticamente. Quindi, insomma, se guardate il film anche nell'ottica di stare attenti a come usa il montaggio per raccontare il film, secondo me ve lo godete anche di più. Io l'ho amato perché non c'è una scena fuori posto, non c'è una scena di troppo, non c'è un dialogo di troppo, è tutto perfetto. È perfetto perché De Palma si sa. Lo dicono tutti intorno a lui. Arrivava con lo storyboard di tutte le scene, aveva già tutto il film in testa, era precisissimo, era calcolatore e questa è una cosa risaputa. E si capirà anche dal film. In più, voi immaginate una persona così precisa a girare, in più era molto attento poi a montare bene il film. Quindi andava veramente poi ad affinare, a rendere perfetto qualcosa che aveva già una grande preparazione prima. E nonostante ciò, comunque lui lo dice anche nelle interviste, sapeva che quando andava a girare doveva riuscire a fare il massimo possibile in quel tot di tempo. Quindi penso che questa angoscia che lui aveva, sapendo che non poteva star lì e rigirare 50 volte una scena o che alcune scene in particolare devono venire per forza al primo colpo perché hanno dei costi eccessivi o perché l'effetto speciale ne hanno a disposizione solo due tentativi, eccetera. Quindi c'è
C'è questa sorta di angoscia che lo ha portato sempre a tirare fuori il massimo possibile nei tempi e nel budget che aveva. Davvero, davvero un film eccezionale, mi è piaciuto un casino rivederlo. Io in realtà l'avevo visto decenni fa, quando non avevo minimamente la possibilità di capirne la qualità. E quindi secondo me è anche interessante che un giovane, un bambino, un ragazzino guardi dei film molto validi, però è anche fondamentale poi a un certo punto che li riguardi quando ha degli strumenti per capirli, perché sennò è un po'... Sì, sono utili, perché comunque nutrire il cervello di un buon cinema significa comunque dare degli imprinting buoni, però comunque per apprezzarli bisogna essere un po' più adulti, ecco. Adesso poi andiamo anche un po' più veloce, perché comunque ho già introdotto un sacco di quelle che sono le caratteristiche di De Palma. Scusate, troppo alto il volume. Vi ho già raccontato un po' quali sono le caratteristiche cinematografiche di De Palma, poi non sono le uniche, quindi lascio a voi comunque il compito di approfondire, che ne vale veramente la pena, secondo me. Passiamo all'altro film importante del cofanetto, che è Blowout. Blowout è un film del 1981, sempre scritto e diretto da Brian De Palma, con John Travolta, Nancy Allen, che era la moglie, sempre, e John Lithgow, che è un attore che conoscete di volto, ma poco noto, diciamo, non ha fatto tantissimi ruoli da protagonista. Si dice, ma penso che sia anche vero, che si ispiri al film di Michelangelo Antonioni, Blow Up, che è la storia di un fotografo che fa delle foto a una coppia, poi scopre che nelle foto c'è qualcosa che non va, e scopre un intrigo che ha a che fare con un omicidio. Ho cercato di non essere spoiler. Però, anche se c'è questa somiglianza tra i due film, perché in Blowout c'è il tecnico del suono, colui che si occupa di fare i suoni, che è interpretato da John Travolta, che più o meno nello stesso modo, quindi a zonzo, assiste a un incidente che poi si scopre non essere un incidente, e lui è in giro a raccogliere dei suoni col suo microfono, per cui più o meno nello stesso modo anche il fotografo era in giro a fare delle foto, e quindi per pura casualità assiste a qualcosa. In questo sono veramente molto simili. Poi però i film hanno due strade diverse, contenuti diversi, rimangono collegati solo per un unico elemento, cioè che sono collegati perché entrambi i professionisti, quindi il tecnico del suono e il fotografo, utilizzeranno la loro professione, la tecnica nella loro professione per scoprire un mistero. Cioè, il fotografo andrà a fare degli sviluppi delle foto, andrà a vedere ingrandendo le immagini, scoprirà delle cose, e il tecnico del suono, mettendo insieme il suono registrato durante l'incidente, scoprirà anche lì che c'è qualcosa che non va e che quell'incidente non è un incidente, ma è qualcos'altro. Andiamo a vederci il trailer. It began with a sound that no one was ever supposed to hear. Yes, he says he pulled the girl out of the car. I would like you to forget about her. Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot. He recorded a murder. They say it never happened. There's still loose ends, witnesses. The girl, I've decided to terminate her. Terminate her. Terminate her.
Brian De Palma's Blowout. Now you hear it. Now you don't. Insomma, anche questo trailer sono... I trailer di una volta non erano così efficaci, secondo me. Almeno erano efficaci forse per l'epoca, ma per noi, che abbiamo cambiato proprio il nostro gusto, siamo abituati ad altro, a cose più dinamiche. In realtà il film è molto dinamico. Allora, mai visto. Ragazzi, questo film è imperdibile per svariati motivi. Ci sono un sacco di tecniche... molto fighe che in realtà, per esempio, sono usate anche in altri film di De Palma. Una di questi è la doppia focale. Ora ve la faccio vedere in questo trailer perché si nota di più. La doppia focale significa riprendere un oggetto o una persona davanti in primo piano. Ecco, questa immagine qua è rappresentativa un po' di tutto di questa tecnica usata da Brian De Palma. Doppia focale significa, per chi è un po' meno esperto, vengono usate due lenti. Una mette a fuoco le cose che ci sono vicine e una mette a fuoco le cose che ci sono lontane. Quindi viene divisa in due l'immagine. Si sceglie volutamente un punto in cui non si nota la divisione. Quindi fateci caso. Una tecnica un po' strana in realtà, però molto interessante da diversi punti di vista. Intanto Brian De Palma diceva: a me interessa, nella stessa inquadratura, far vedere cosa accade di lì e cosa accade di là, cioè a destra e a sinistra. Mentre invece con una messa a fuoco classica, noi abbiamo a fuoco o davanti o dietro, cioè o mettiamo a fuoco il fondo o mettiamo a fuoco davanti oppure mettiamo a fuoco in mezzo, cioè dobbiamo comunque scegliere un punto in cui mettere a fuoco. Invece con questa tecnica no. Quindi lui diceva: molto semplicemente io posso far vedere due scene che accadono contemporaneamente, cioè l'assassino che guarda la foto e la persona che scende dalle scale mobili contemporaneamente. Ma non solo, c'è secondo me anche la volontà in qualche maniera di attivare il cervello in un qualche modo. Cioè questo tipo di soluzione ti fa perdere quell'abbandono che tu hai guardando il film, e in qualche modo ti crea una sorta di attenzione maggiore, perché è un momento in cui tu devi fare delle scelte mentali. Non sei accompagnato. Se io metto a fuoco la parte destra, tu non devi pensare a dove guardare. Tu guardi dove ti dico io, perché ti sto accompagnando nella lettura dell'immagine. Ma se io ti metto a fuoco tutto, tu devi fare delle scelte e iniziare a scegliere dove guardare di più e dove guardare di meno. E devi comunque guardare tutto, quindi essere consapevole di ciò che accade nella sua interezza. Tra l'altro, una cosa interessante è che questo tipo di focale doppia è la cosa più vicina, secondo me, a come noi realmente vediamo le cose. Cioè, noi quando guardiamo nell'infinito una vallata, noi vediamo tutto a fuoco. Il nostro occhio mette a fuoco talmente velocemente che noi non abbiamo la sensazione che ci sia qualcosa fuori fuoco. Noi vediamo tutto già così. La usa tantissimo questa tecnica qua, sia in questo film che in altri film, ma io trovo che nonostante sia realistica in un certo senso, dia una sensazione invece opposta di surrealismo. Cioè la sensazione che hai guardandola è strana. Dici: ma come? Ma non è possibile quello che vedo. In realtà noi lo diciamo perché siamo abituati a un linguaggio cinematografico differente. Quindi è una convenzione quella che noi abbiamo, che ci sia qualcosa a fuoco davanti e qualcosa fuori fuoco dietro. Quindi va un po' fuori dalle convenzioni e quindi in qualche maniera non ci... insomma, ci stranisce. Questo film qua, Blowout, è anche il primo film dove viene usata... Scusate, è il primo film dove De Palma usa una Steadicam. Non è il primo film dove viene usata una Steadicam, è il primo dove lui la usa. E quando arriva questa tecnologia lui impazzisce, gli piace un casino. Infatti poi la userà
come tutti i grandi registi la userà un botto, perché è una figata per fare tutta una serie di cose. Il film inizia in un modo molto strano, cioè sembra di trovarsi all'interno di un film slasher B-movie. È importante per noi in questo contesto qua sapere che comunque De Palma entra in possesso della Steadicam, ma in realtà ne entra in possesso insieme al suo creatore, che appunto la usava, faceva vedere come si usava, quindi credo abbia fatto anche l'operatore. Comunque è una scena molto carina perché scimmiotta i film slasher in soggettiva, dove l'assassino si avvicina alla finestra, guarda da una finestra, poi guarda nell'altra. Ci sono le collegiali seminude che ballano, trombano, fanno le solite cose da film di serie B. C'è un'altra cosa molto bella in Blowout, appunto, oltre al fatto di essere un film molto più... È un film veramente molto diverso rispetto a quello di Antonioni, perché quello di Antonioni è un film molto più fashion, più elegante, gioca su altri aspetti legati all'arte, eccetera. Invece questo qua è un film dove c'è un complotto politico, si vede che comunque ci ha messo anche proprio del suo, di quello che viveva lui, non è che Antonioni ha fatto il suo e De Palma ha fatto un altro film. In effetti la sensazione che avrete è che sia un altro film. C'è una scena molto emblematica che però purtroppo non ho trovato in video, ma vi faccio vedere un altro pezzo per farvi capire di cosa si tratta, che fa vedere quanto Brian De Palma curasse tantissimo il montaggio, ma non solo. Nel montaggio riusciva a essere innovativo e interessante. Cioè, poi venitemi a dire che copia Hitchcock, che no, cioè qua ci sono delle cose sue pazzesche. Sapete che l'intrigo comincia con John Travolta, che è questo tecnico del suono che fa suoni per B-movie, appunto, cerca appunto suoni di ogni genere, dal vento alle foglie agli animali, e quindi va in questo parco e inizia a registrare suoni. E per caso registra appunto l'incidente. La scena che vi faccio vedere è la scena dove registra i suoni. Let's take a walk along the river here. Nice. David, look, there's someone on the bridge. Oh, let's not worry about that. He's staring right at us. Si fa i cazzi nostri. I don't want to stay here anymore. Let's go. Magari è un maniaco. What is he doing? I don't know. What is he, a peeping Tom or something? Oh, who cares? Come on, let's walk down. Yes, cazzo me ne frega, ha detto. Cazzo me ne. Who cares? Attenzione, guardate questa scena. Guardate questa scena, ragazzi. Porco zio. Guardate che bello il montaggio. Come si sposta all'indietro? Boom. Boom. Guardate la rana. Qua. A fuoco, esattamente come il fondo. Lui sente il suono della rana che entra nell'acqua perché ha il microfono direzionale puntato. Cioè, è una roba meravigliosa proprio... Cioè, che godi come un pazzo, guardate. Godi come un pazzo. Bravo, scusate, bravo che hai ricordato come si chiama quella scena in cui vedevate lo zoom staccare, appunto il montaggio staccare sulla stessa inquadratura, ma allontanandosi o avvicinandosi in un altro caso. Si chiamano stacchi sull'asse, come dice Silvano. E
sono una figata. Chiaramente sull'asse si intende un'ipotetica linea dritta che segue quella prospettiva lì, insomma. Ecco, qua potete vedere la stessa cosa che ha fatto in altri punti, mette a fuoco il gufo in primo piano e lui che registra il gufo, che è molto più lontano, dietro. Comunque è una scena surreale questa, una scena surreale, bellissima. Ecco che arriva l'incidente. Si è girato anche il gufo. È meravigliosa sta roba. È meraviglioso, guardate che roba. Perfezione, ragazzi, cioè. Jesus Christ. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, la perfezione assoluta, la perfezione del girato, del montaggio e del montaggio audio. Cioè, a me viene da piangere dall'emozione. Quanto cazzo è bello sto film. Meraviglioso, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Allora, vi ho fatto vedere la scena di quando registra gli animali, il vento, eccetera. Perché ve l'ho fatta vedere? Perché già questa era un capolavoro di per sé. Lui, non vi spoilerò, registra suoni di lavoro e li monta nei film, ma prima faceva un'altra cosa molto figa che aveva a che fare con l'audio. Sempre con l'audio. Non vi dico cos'è. Comunque finisce per indagare su sto cazzo di incidente, scopre che non è un incidente, c'è un motivo per cui è successo tutto. Arriverà un punto del film in cui avrà l'illuminazione e inizierà a mettere insieme i pezzi si ricorderà la notte in cui ha registrato questi suoni. E allora vedremo lui, adesso purtroppo io la scena non l'ho trovata su YouTube, non ho neanche una penna, se no vi facevo vedere il gesto con la penna. Lui prende una penna, cioè una penna in mano, e la muove come se fosse il microfono che aveva quella sera, e la muove nelle direzioni in cui stava registrando col microfono. Quindi la muove verso gli alberi che si muovono, la muove verso il vento, la muove verso la rana, la muove verso il gufo. E viene montata con lui che sposta questa penna o questa matita come se fosse il microfono, e viene montata insieme alle immagini corrispettive dei suoni. Quindi vedrete il gufo e lui che ricorda il gufo muovendo la penna. È una scena di montaggio che è una roba mostruosa, è una roba meravigliosa, geniale, geniale, semplicissima e geniale, perché le cose più geniali sono così. Ed è veramente una goduria, è una goduria, perché i processi cognitivi che lui sta facendo per ricordare, li fa insieme a noi, ce li fa fare insieme. Cioè è De Palma in realtà che ce li fa fare, però lui ci fa credere di essere lui, di farli con lui, con questi gesti, con questi simbolismi pazzeschi. Purtroppo non ho trovato la scena in cui è, appunto, lui rimonta questa parte qua, però ve l'ho descritta, avete capito com'è. Quando la guarderete, cioè, godete come delle una roba allucinante, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Poi il film è stupendo, non guardatelo in italiano, ragazzi, non guardatelo in italiano, cioè commettete una blasfemia, guardatelo un pezzettino in italiano, giusto per farvi capire com'è la differenza. C'è un'altra scena molto bella, De Palma fa tantissime cose, appunto, non banali. Lui odia la banalità, però quando fa qualcosa di strano, di originale, c'è sempre un significato. Tu non gli puoi dire, ah, ma perché cazzo l'hai fatto tanto per? Cosa che invece ho visto purtroppo nel cinema di oggi. Vi faccio vedere solo una scena, scena rotatoria, diciamo, non so come chiamarla. Praticamente lui crea un filmato che è una prova.
E succederà, questo è un pochino spoiler, però succederà che gli verrà cancellato questo nastro che lui crea. Allora corre nel suo studio per cercare una copia, un'altra copia del suo nastro, ma sono tutti cancellati. Allora che cosa c'è? Cosa accade? Che lui arriva nel suo studio e l'inquadratura, vedete, inizia a ruotare. Voi immaginate che fatica. Qua c'è un dolly praticamente. Il dolly sono quelle strutture su cui la telecamera si muove. Di solito vengono usati per fare le panoramiche dall'alto, hanno la gru e tutto. E in questo caso è un dolly che gira intorno. Poi immaginatevi lo sbattimento dei cavi. Bisogna arrotolare tutti i cavi in modo che quando poi fai la ripresa si srotolino, perché sennò è un casino. Guardate che bella che è questa scena, eh. Adesso vi faccio vedere la scena perché è bella e perché comunque voi direte: ma perché cazzo quest'uomo sta facendo una ripresa così? No, non è un modo classico di raccontare qualcosa, no? Adesso uno può interpretare in tanti modi questa cosa. Adesso magari dura un po' troppo. Semplicità non è una cosa semplice, sono d'accordo. Sì, anche proprio sintetizzare, avere anche la capacità di togliere piuttosto che mettere. Allora, questa scena rotatoria chiaramente ha due significati principali e sono fenomenali, secondo me. Uno è quello chiaramente della disperazione sua, cioè lui è travolto dall'aver perso una prova importante, quindi è in uno stato confuso, quindi la rotazione chiaramente rappresenta anche questo. Ma non solo, la rotazione rappresenta il girare delle bobine quando vengono registrate e quando vengono cancellate. A lui sono state cancellate le prove, le bobine che aveva sono state tutte cancellate, e quindi c'è anche nel creare una scena che accompagna il suo stato d'animo, c'è anche un significato simbolico estremamente figo. Ecco, De Palma è così sempre, è così sempre. Quindi se voi vedete una scena del genere, non dovete pensare, è un po' come il discorso di prima, chi è più coglione? Io o De Palma? Ovviamente io. Dovete pensare, se l'ha fatto c'è un significato. Il mio divertimento è interpretarlo, cercare di capirlo e iniziare a ragionare come ragiona lui. Scena, direi, bellissima anche questa. Ho imparato una cosa fighissima, prego, figurati. Ma guarda, ti dico la verità. Non è che io tutto quello che dico, lo so di partenza. Tante cose le imparo proprio vedendo le edizioni, studiandomele, leggendo, eccetera. La cosa piacevole, però, che mi dà soddisfazione e un po' mi inorgoglisce, nutre il mio ego, è che gran parte di queste cose io effettivamente le capisco e poi si tratta solo di averne la conferma, perché magari non sono sicuro, penso, boh, ma io l'ho pensata così. Però non è che tutto quello che vedo io ho questa immediatezza per capirlo, per carità. Serve la curiosità, serve l'umiltà anche di capire che c'è davanti a voi ci sono dei geni, cioè queste sono persone che sono. Non è per fare quello che conta meno, cioè queste persone, ragazzi, sono dei geni, cioè sono dei geni, sono molto più intelligenti della media, sono potentissimi. Quindi bisogna sempre chiedersi: ma come io credo che queste persone attirino anche un po' l'odio, l'astio, la diffidenza dei critici, del pubblico, proprio perché sono così geniali, perché
sono un po' troppo per... E quindi il mondo deve imparare a digerirli, imparare a capirli. Non è pronto per queste cose qua, non era pronto per Hitchcock, non era pronto per De Palma. Vedete che De Palma è apprezzato più adesso che all'epoca, cioè adesso è considerato un maestro, all'epoca era considerato un bravo regista, un regista che fa parlare di sé, che fa film comunque d'effetto, però era considerato un regista violento. De Palma era famoso perché era violento, perché faceva i film violenti, quindi questo un po' era il loro alibi per dire sì, beh, De Palma piace perché è violento. Ma De Palma, come potete vedere, è un cazzo di maestro del cinema. E perché lo è? Perché ha avuto l'umiltà di dire: il linguaggio cinematografico l'ha inventato Hitchcock. Certo, l'hanno inventato anche prima, poi è arrivato Hitchcock e ha messo un capitolo fine a questa cosa. Ora a noi tocca soltanto scoprire le ultime cose, perché veramente ha dato tutto, ha dato tantissime idee, tantissime... Appunto, come ho detto già più volte, ha dato l'alfabeto. Una volta che l'alfabeto è stato individuato, poi inizi a scrivere le tue cose. Però l'alfabeto è stato fatto, è un po' questo il concetto. Però comunque sono contento che apprezziate di poter imparare anche delle cose. La rifaccio vedere perché se lo merita questa edizione. Io semplicemente guardo i film, quelli su cui, come questi che sono fortunato, hanno tanti contenuti, me li sparo tutti e vi dico un po' di nozioni che ci sono qua e un po' di miei pensieri, fine. È una cosa alla portata di tutti quanti. Forse ecco quello che ci vuole, molta curiosità e passione. Questa edizione è fantastica, ve lo spoilerò già adesso. Secondo me, io ci sono affezionato quanto Phantasm, non perché sono allo stesso livello di cinema, per carità, Don Coscarelli se lo sogna di girare così. Come edizioni, cioè come contenuto, come affezione, come qualità, come veramente come ricchezza di contenuti, questa, insieme al Cofanetto della Mosca e Phantasm, sono tra le mie edizioni preferite, perché sono veramente ricche, quelle che ho appena citato, queste tre che ho citato. Quindi vi spoilerò quello che vi avevo detto all'inizio. Se secondo me è una delle migliori edizioni classiche della Midnight Factory, sì, assolutamente, assolutamente, meravigliosa, è impegnativo vedere 6 ore di contenuti speciali. Però vi posso dire una cosa, che a parte il secondo documentario, perché all'interno c'è anche un secondo documentario più vecchio, che forse è un pochino ridondante, a parte quello, la sensazione, Thomas è impazzito, la sensazione che ho avuto, mentre con Society è andata un po' diversamente, perché i contenuti erano un po' ridondanti, un po' troppo ripetitivi, qua la sensazione è di vedere veramente 6 ore di contenuti che non sono ripetitivi, cioè non vengono dette, sì, qualcosa viene ripetuto, è normale, però cioè, ogni intervista è molto interessante, le interviste agli attori, al produttore, perché sono tutti punti di vista diversi. E devo dire, ragazzi, adesso poi parliamo dei contenuti extra, visto, non voglio divagare, finiamo un attimo il percorso che abbiamo iniziato. Vi dico la mia su questo film, su Blowout. È ovviamente un thriller perfetto, fatto benissimo, molto meno horror, meno spaventoso. È più un thriller politico, appunto, rispetto a Vestito per uccidere. Sono proprio diversi, quindi meno tensione, anche se ci sono degli omicidi e c'è uno psicopatico che starà alle calcagna dei due protagonisti. Ha una particolarità... che non vi posso dire perché ve lo spoilerò, mi dispiacerebbe troppo, ma devo dire che è un film estremamente commovente, estremamente toccante, che lascia veramente l'amaro in bocca. Non è un film che può soddisfare dei bisogni, non soddisfa dei bisogni, perché fa altro, fa il film, fa se stesso, quindi ti dà il finale che vuole, e non ti dà il finale che vorresti tu, ecco, per dirla in parole povere. Mentre invece il pubblico mainstream, il pubblico che c'è oggi, ma che c'era anche allora, va al cinema,
pensando di dover avere qualcosa, ha delle aspettative e vuole che quelle aspettative vengano soddisfatte, ma non è così che deve fare il cinema. Tu devi andare pensando cosa, che esperienza mi darà, mi sorprenderà, mi darà qualcosa di strano, di particolare, di diverso. Blowout fa questo, ti dà veramente qualcosa di diverso. Molto molto bello il finale, romantico, qualcosa di toccante, veramente meraviglioso, e anche un po' grottesco e surreale. Molto bello, molto bello. È anche un grande, secondo me, tributo al cinema, proprio come lo sono pochi film al mondo, proprio per il fatto che racconta il cinema col cinema, racconta un intrigo tramite il cinema. Veramente molto bello, molto molto bello. Lo amo, ma penso di amarli tutti e due questi film qua. Sono contento di averli potuti vedere con una consapevolezza diversa e superiore, diciamo. Sulla De Palma, il documentario, vi posso dire che è un documentario del 2015 diretto da Noah Baumbach, di cui c'è anche già un'altra intervista all'interno dei contenuti extra, e da Jake Patrol, che altri non è che il fratello minore di Gwyneth Paltrow. Ovviamente incentrato su Brian De Palma, devo dire la verità, non l'ho trovato da un punto di vista della regia per niente un ottimo prodotto, nel senso che lo devi saper fare il documentarista. Però c'è da dire una cosa, che comunque è girato dignitosamente, e c'è Brian De Palma che parla, racconta di tutto, di più, di sé, del suo cinema, ed è un po' come andare a lezione da De Palma, cioè veramente molto interessante e utile. In più, ve l'avevo accennato all'inizio, in questo documentario lui racconta le cose, ride come un pazzo, ha un senso dell'umorismo molto personale, in cui appunto, dicevo, ride delle disgrazie altrui, con una grande veramente ironia ed è interessante. Dal punto di vista appunto della regia non mi è sembrato sto granché, perché non ha tante camere, non ha virtuosismi legati al montaggio, agli inserti, ai contenuti, diciamo, documentazione, non è che c'è chissà chi, ecco, dentro. Quindi da quel punto di vista devo dire che non è un documentario così entusiasmante, però è comunque un documentario che sono felice di aver visto, perché più per quello che dice De Palma, più per quello che ha da raccontare, è veramente molto utile e figo. E tra l'altro ti fai anche le risate, perché almeno a me ha fatto ridere molto, perché De Palma che sghignazza perché deve dire al suo amico che non sarà più lo sceneggiatore di un film, mi fa molto ridere questa sottile cattiveria e ironia. Questo è il poco che posso dire sul documentario di De Palma. Mentre invece, ultimo film, ragazzi, che sorpresa, Murder à la mode. È un film del 1968, scritto e diretto da Brian De Palma, ed è la sua prima regia di un lungometraggio. Prima aveva fatto solo dei corti che non conosco. Non ho trovato il trailer, però ho trovato che mi sono piaciuti molto i titoli di testa, che vi fanno anche, per chi conosce De Palma e si ricorda Blowout e altre scene di altri film, vedrete proprio la mano di De Palma già qua. È un film in bianco e nero, girato in 16 mm, che ha anche delle ottiche particolari, fisheye, no, non è solo in fisheye, è veramente sperimentale, sembra quasi che qua si sia divertito proprio a provare un po' di cose. Ma allo stesso tempo io ho detto, no, che palle, un film sperimentale di De Palma, sarà una roba... Poi sai, essendo che non è stato pubblicizzato molto nell'edizione, ho detto, ma sarà una roba così. Invece è bellissimo, ragazzi, è bellissimo questo film. È bellissimo, dovrebbe avere un'edizione a parte. Vi faccio vedere i titoli di testa. So on, it's everywhere, what can you see? It's everywhere.
Allora, un po' lunghetto qua, però volevo farvi vedere il finale. In realtà poi il film cambia, è completamente diverso. Fa degli esperimenti. Ma ah, bello questo pezzo qua. Esatto, bravo Silvano. Cioè qua è uguale a Blowout quando si mette a tagliare le pellicole e tutto. Allora, che esperimenti? Adesso qua non ho il film da farti vedere, lasciamo perdere. Però lui fa questo film che parte con questi titoli molto particolari, così dall'alto, che raccontano un po' delle cose. Poi dopo ci saranno delle interviste che lui fa, quindi sì, il film cambia in un modo strano. Fa delle interviste, sembra quasi un found footage, no, il film, perché ci sono queste telecamere e questo fotografo che fa delle interviste a delle ragazze e cerca di persuaderle a spogliarsi per farsi vedere nude, no? E quindi si capisce che è una sorta di... sta facendo qualcosa di tipo un film per adulti, o sta cercando di creare del materiale per adulti, quindi fotose, videose di giovani ragazze che non si sa bene perché lo facciano. Insomma, comunque, dopo questo invece poi ci sarà il film vero e proprio, dove si vede che usa delle ottiche a fisheye, quindi distorte a... molto molto particolari, con delle distorsioni esageratissime. Poi dopo il film cambia ancora, ci saranno diversi momenti. Tra l'altro a un certo punto diventa anche molto violento e proprio horror, thriller. Quindi da lì proprio capisci che lui ha una grande passione per il cinema horror, thriller, di omicidi, e le vittime sono sempre donne, giustamente lui persegue la sua teoria, che vede comunque le donne come in pericolo, come qualcosa di, che emoziona di più il pubblico, o almeno così era all'epoca ed è un po' anche oggi in realtà. C'è una cosa, un pezzettino che mi è piaciuto particolarmente del film, che mi sono estratto per voi, cioè ho trovato le due scene. All'inizio abbiamo parlato del fatto che De Palma è un regista che fa una regia di movimento molto... dove il movimento è persistente, presente, raramente si ferma in inquadrature fisse. Ci sono, però ci sono tantissime inquadrature di movimento. Una di quelle che mi è piaciuta di più, ragazzi, questo film qua sperimentale di De Palma è già girato da Dio, c'è già un sacco di cose fighissime, scorre bene, c'è una bella storia, divertente, funziona. È molto interessante, c'ha dei salti temporali, è veramente un cazzo di esperimento, ragazzi, perché c'è di tutto dentro, si vede che ha voglia di provare diverse cose. C'è una scena in cui un personaggio porta fuori un baule, in questo baule una ragazza è convinta che, o comunque ha paura che dentro questo baule ci sia la sua amica, o rinchiusa o morta, ammazzata, insomma ha paura che dentro ci sia la sua amica, quindi molto curiosamente insegue questa persona che porta con un carrellino via questo baule, lo porta lontano, via da questo albergo dove erano, questo palazzo dove erano. Ecco qua, guardate bene il movimento di macchina che c'è qua, ecco questo. Lo vedete che sul fondo c'è la ragazza? Qua ovviamente non aveva ancora sviluppato la tecnica, perché cazzo era il suo primo film, della messa a fuoco, però c'è già una volontà. C'è quella di dare attenzione a due piani, cioè sia quello davanti che quello dietro. Fateci caso che nonostante lei sia molto piccola dietro, si farà notare e voi noterete che c'è a un certo punto. Vedi? Perché muove così la borsa? Perché muove così tanto la borsa? Perché probabilmente De Palma gli ha detto: fatti notare, perché voglio che le persone guardino sia il personaggio davanti che trascina questo aggeggio,
ma voglio che notino anche te dietro. E quindi già lui sta mettendo in pratica quello che poi in futuro farà anche con la doppia focale, cioè di mettere l'attenzione su più storie, più piani, più storie nello stesso momento. La cosa che mi è piaciuta tanto è che alla fine del film ci sarà un recap di ciò che realmente è accaduto e ci sarà la stessa scena ma da un altro punto di vista. E ora ve la faccio vedere. La cosa molto bella è di questa scena è anche il movimento. A me piace molto vedere come scorrono loro proprio nella scena e la telecamera anche, è tutto in movimento. Eccola qua, la stessa scena, però stavolta dal punto di vista, la telecamera è dietro di lei, ma è la stesso momento. Cioè è un momento leggermente diverso, anche perché non sono riuscito a mettere esattamente le scene uguali, però comunque è lei che... Aspetta, perché in realtà c'è una scena dove si vede, probabilmente non ho messo si vede bene solo qua all'inizio. Comunque c'è una scena in realtà dove si vede molto meglio. Purtroppo ci ho messo ore e ore a cercare il punto esatto, e perché appunto su YouTube non si riesce, avrei dovuto scaricare il video forse, non si riesce a stopparlo. È un tipo di modo di raccontare le cose che abbiamo già visto mille volte, ma post questo film sicuramente. Adesso io non so se questa tecnica, questa cosa l'abbia inventata lui, però comunque è molto figa. Avere la padronanza di questo tipo di cose, che tu le abbia inventate o che tu le abbia assimilate, è la cosa importante, è che comunque le usi, perché questo rende veramente il cinema qualcosa che sa raccontare anche quando non ci sono dialoghi, anche quando non c'è un voice over, anche quando non c'è una scritta, non c'è una spiegazione. Insomma, il cinema deve saper raccontare anche con tutto il resto, quindi anche con le immagini, con i movimenti e poi vabbè con la musica. Entrambi i film principali, quindi non questo chiaramente, ma Blowout e Vestito per uccidere, hanno la colonna sonora di Piero Donaggio. Io, come sapete, non è che sono un grande cultore di musiche, posso solo dirvi che sono belle, sono fighe, hanno un loro stile. Pino Donaggio sapete che ha fatto anche film con altri grandissimi registi, non è famoso solo per quelli con De Palma. Penso che Donaggio abbia fatto anche Carrie. Allora, credo di avervi detto un po' tutto riguardo ai film, al documentario, eccetera. Mi resta solo l'ultima cosa, giusto per completezza, raccontarvi un po' quelli che sono i contenuti speciali. Lo faccio molto velocemente, sono scritti qua dietro. Se andate a vedervi le immagini in internet li trovate, oppure in un negozio la tirate su e leggete. Vi dico due cose. Allora, all'interno di Blowout c'è l'intervista di Noah Baumbach che intervista Brian De Palma. Questo Baumbach è uno dei due registi che ha fatto anche il documentario. L'intervista è figa. Come vi ho detto, non sono tanto ripetitive le cose, quindi si guarda tutto con grande piacere. C'è l'intervista a Nancy Allen, e questa c'è anche per Vestito per uccidere, quindi l'intervista c'è in entrambi i film. E devo dire una cosa, mi ha sorpreso tantissimo come Nancy Allen, non è che io avessi un pregiudizio, però solitamente quando io vedo le interviste degli attori non è che vengano fuori delle frasi illuminanti o delle cose intelligenti, sono sempre le solite frasi fatte e insomma non è che mi lasciano molto. Invece devo dire che sia lei che anche altri personaggi che sono stati intervistati nei contenuti che troviamo qua, si capisce che sono persone intanto che molto intelligenti e che capiscono il cinema. Nel suo caso chiaramente, essendo anche la moglie di De Palma, conosceva bene De Palma, conosceva bene i film, non è per nulla, detta in parole povere, stupida. Non perché io pensi che un'attrice debba essere stupida, ma semplicemente perché gli attori in generale nei contenuti extra non è che dicano cose estremamente intelligenti di solito. Invece qui
qui ho trovato un gruppo di persone che ha lavorato con De Palma che dice cose estremamente interessanti e questo mi ha fatto molto piacere. Si vede che c'era anche un livello culturale, proprio anche degli attori che lavorano con lui, dei professionisti che hanno lavorato con lui, che è molto alto. Fotografie di scena, c'è il produttore che parla, anche lui molto in gamba, c'è il direttore della fotografia Vilmos Zsigmond, c'è l'intervista a Pino Donaggio, molto interessante, per me che non ne so niente di queste robe, molto, è molto molto interessante. Se vi piacciono le colonne sonore, eccetera, è interessantissimo, perché comunque è un punto di vista di un italiano su come si lavora là. Lui ha iniziato prestissimo a lavorare con lui, c'è già dai tempi appunto di Kerry, eccetera. Poi è tutta gente veramente che non ha peli sulla lingua, dice le cose, soprattutto De Palma. De Palma veramente non ha peli sulla lingua. Il trailer, eccetera, è tutta un'altra serie di cose meno importanti. Nella parte di Vestito per uccidere anche lì ci sono l'intervista a Nancy Allen, sempre molto interessanti quelle a Nancy Allen. Poi c'è l'intervista a Kate Gordon, che in Vestito per uccidere è colui che interpreta il bambino o ragazzino figlio della protagonista che muore all'inizio. Lui tra l'altro diventerà un regista, chiaramente è molto interessante perché già all'epoca, che aveva tipo 17 anni, rompeva tantissimo il cazzo De Palma sul set per imparare. E anche se i suoi film non li ho visti, ho notato che hanno dei voti molto alti su IMDb, quindi sarebbe veramente da andare a scoprire. Si vede che l'influenza di De Palma ha avuto i suoi effetti. C'è il documentario, c'è un altro piccolo documentario anche in questo Blu-ray. E poi una cosa carina che non c'è spesso è c'è la comparazione tra le versioni censurate, non censurate e le censurate dalla TV. Ecco, quelle censurate dalla TV sono imbarazzanti perché ci sono dei tagli mostruosi. Gallery e poi altri contenuti dove alcuni protagonisti parlano della censura, eccetera, eccetera. Nel DVD contenente De Palma il documentario c'è anche Murder alla Mode, il film di cui vi ho parlato, veramente molto figo, del 1967. Questo è tutto, ragazzi, questo è tutto. Io spero che vi sia piaciuta questa recensione dei film, questa piccola disamina sul cinema di De Palma, piccola perché io non conosco De Palma nella sua totalità, non sono un esperto di niente, io solo ho raccontato quello che so, come la vedo, quello che capisco, quello che percepisco. Un'esperienza meravigliosa rivedere questi film, vedere tutti gli extra. Davvero questa è una delle migliori classic della Midnight. Anche se non è proprio un horror, per me ci sta di brutto, perché Vestito per uccidere è estremamente violento e ha proprio quelle dinamiche da film, diciamo da film hitchcockiano violento come Psycho e i vari film di Dario Argento con assassini, coltelli e cose, insomma, bellissimo. Spero che vi sia piaciuta questa recensione. Questo lo dico per chi vedrà eventualmente questo video su YouTube. Vi consiglio di venire su Twitch per poter seguire le live, le recensioni in live e tantissimi altri contenuti in diretta. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete like, fate tutto quello che dovete fare.